Giardino dei Giusti serve per onorare persone che hanno rischiato la loro vita per riservare dei diritti umani che in certe circostanze sono stati violati, ed è importante che le nuove generazioni partecipino a questa cosa per cercare di far continuare questi valori, cioè cercare di preservarli. Questa mattina al parco di Villa Sabucchi sono stati piantati due nuovi alberi dedicati a due giusti, un uomo e una donna che hanno speso la propria vita battendosi per evitare le persecuzioni contro gli esseri umani. Felicia Bertolotta Impastato, la madre di Peppino Impastato, che anche dopo la morte del figlio è stata un esempio per tutti coloro che si trovano in una situazione di difficoltà, di paura, di omertà con la mafia, quindi ha continuato a combattere, è un'ispirazione per tutti noi. La madre di Peppino ha preso parte come parte civile nel processo contro i mafiosi che hanno ucciso il figlio ed è stata così indispensabile la sua testimonianza a tal punto che è riuscita ad imprigionare molti di coloro che avevano complottato per la morte del figlio e altre stragi. Oggi vengono piantati due nuovi alberi per ricordare che? Dimitar Peshev, ovvero quello che è stato ricordato come il giusto tra le nazioni per aver salvato tramite una protesta i 48.000 ebrei della Bulgaria, e per questo è giusto ricordarlo. Il Giardino di Pescara nasce all'interno del Festival Conversazioni, un progetto di Oscar Buonamano realizzato con 4 scuole di istruzione secondaria superiore di Pescara. I due giusti a cui dedicare gli alberi sono stati scelti dagli studenti delle 4 scuole coinvolte, a cui sono state sottoposte 6 biografie, 3 uomini e 3 donne. Salvare una vita umana vuol dire andare sopra la barbarie del mondo. Questa frase è bella e credo che sia sempre da sottolineare, soprattutto in questo momento storico in cui l'Europa così colta è attraversata da venti di guerra che stanno facendo danni enormi e stanno provocando lutti e sofferenze incredibili.